parlare dell'arte, degli artisti, devo fare una premessa, che fin da piccolo io sono andato con i miei nonni, poi con i genitori e con mia moglie e i figli in giro per il mondo a visitare i musei, sempre. In tutti i nostri viaggi siamo andati o a visitare i musei o degli atelier di artisti, perché sia i miei genitori che poi io eravamo innamorati dell'arte e degli artisti, e in mezzo mondo occidentale soprattutto. Così ho conosciuto decine, centinaia forse di grandi artisti, e mentre mio padre per esempio amava l'arte antica, l'arte del Rinascimento, io ho sempre bazzicato con i giovani, quindi con l'arte contemporanea. E mi è sempre piaciuta appunto l'arte contemporanea, non l'arte moderna, che secondo me è quella di coloro che sono morti, degli artisti morti. L'arte contemporanea, a mio avviso, è l'arte che fanno gli artisti viventi. E ne ho conosciuti tanti, ho sempre comperato direttamente da loro, ho una grossissima collezione di arte contemporanea, e così il mio sogno è sempre stato di fare un museo, anche perché viaggiando soprattutto quando ho vissuto in Sud America, che facevo il primo console e poi l'ambasciatore, mi sono accorto che era più conosciuta e amata l'arte contemporanea in quei paesi che in Italia. Siccome si ama quello che si conosce, qui in Italia noi abbiamo questo Rinascimento, questi grandi artisti come Raffaello, Michelangelo, Leonardo, che sovrastano tutto, e quindi ci abbiamo come un vincolo nel pensare all'arte legata a questi grandi nomi, per cui è meno conosciuta e meno amata l'arte contemporanea. E allora io ho sempre pensato di riuscire a fare un museo per far conoscere questa arte contemporanea, che è diversa da quanto mi sono accorto hanno tutti una idea vaga, perché devo dire che anche Michelangelo, Leonardo, Raffaello erano dei contemporanei ai loro tempi, e i nostri artisti contemporanei in futuro diventeranno famosi come lo sono diventati loro. Quindi noi abbiamo anche questa grande fortuna di vivere e conoscere gli artisti dal vivo, vederli dipingere, vederli oppure scolpire, gli scultori, e questo è importante, perché non è una tradizione, se no i grandi artisti vengono così tradotti dalla storia, dai racconti, ma non abbiamo mai la loro voce diretta. Invece con i contemporanei abbiamo avuto e abbiamo tuttora la fortuna di averli conosciuti direttamente, anche se molti che ho conosciuto purtroppo sono morti. E il bello poi dell'arte contemporanea, a mio avviso, è il fatto che ci sono tanti generi, tanti stili. Mentre nell'antichità insomma c'era questo stile classico quasi, che sono cambiati nel corso dei secoli ma molto lentamente, adesso contemporaneamente ci sono tanti stili che io praticamente amo quasi tutti, pochi non mi piacciono, ma anche quei pochi li ho sempre apprezzati, studiati, conosciuti. Per esempio non è che mi piaccia da morire i graffiti, però ho conosciuto degli artisti bravissimi che fanno dei graffiti stupendi, ho visto che la difficoltà del farli, perché se uno poi con queste bombolette va adagio cola la vernice, se uno fa troppo in fretta salta i pezzi, quindi in tutti i generi e stili ci sono delle difficoltà che vanno apprezzate. E, insomma, vari stili io li preferisco ad altri, anche se li rispetto tutti, mi piacciono tutti, perché hanno una loro dignità. Sinceramente preferisco gli innovatori, e ripeto, i grandi artisti del passato sono stati grandi innovatori, se pensiamo appunto ai nomi che ho già detto, Caravaggio, sono veramente dei grandi, Picasso. E anche oggi ci sono degli innovatori che mi affascinano, più di quelli che magari sono bravissimi, fanno, non dico delle imitazioni del passato o i copisti come si vedono nei grandi musei, però il già fatto a me piace un po' meno, perché
non mi sembra il contemporaneo, addirittura a me poi piace il futuro più che il passato, quindi dove andrà l'arte? Ci penso sempre, cerco di scoprire questi nuovi artisti che trovano nuove tecniche, mi affascinano veramente. E poi non mi piacciono tanto i superrealisti o gli irrealisti. Ho visto delle mostre di pittori realisti che sembrano dei quadri, delle fotografie, a 2-3 metri, non si sa se siano fotografie o no. Io questi considero bravissimi, però nella tecnica, evidentemente nella scuola che hanno fatto, nell'impegno che ci mettono, però il grande genio secondo me deve innovare e deve fare qualcosa per far capire agli altri i propri sentimenti, le proprie idee, uscendo un po' dal già fatto. E quindi devono essere degli artisti innovatori. E ho sempre prediletto questi, ho sempre acquistato opere o quadri o sculture di questi artisti che escono insomma dal seminato. E di questi ho sempre cercato di fare delle mostre, di farli conoscere, soprattutto gli artisti concettuali, perché secondo me, anch'io faccio così quadri, faccio i miei, io li chiamo giochi, perché poi mi sento un dilettante, mi considero un dilettante, ma dilettante nel senso che viene dalla parola diletto, cioè faccio le cose perché mi piacciono, non per dovere, non vendo, quindi proprio è una passione la mia. E però con queste opere, operette che faccio da dilettante, cerco di esprimere le mie idee. Ho scritto tanti libri, ne ho scritti 26, ne ho pubblicati 18, perché adesso tanto non legge nessuno, e invece di scrivere libri faccio queste composizioni, questi quadri o performance per esprimere proprio le mie idee. E quindi il concettuale mi piace, e gli artisti concettuali li preferisco da altri che magari sono, ripeto, molto bravi, ma sono magari decorativi, secondo me, che stanno benissimo nei salotti, così un quadro esposto, però non ci dicono niente di nuovo o non cambiano le cose, come invece il concettuale deve fare. D'altronde i concettuali ci sono sempre stati. Se noi pensiamo ai grandi artisti che hanno lavorato nelle chiese, in fondo facevano conoscere il Vangelo, oppure la Bibbia, o i miracoli dei santi. Quindi la chiamavano Biblia Pauperum, le Bibbie dei poveri, che allora c'erano, molti non sapevano leggere, purtroppo c'era un analfabetismo diffuso, per cui la Chiesa, i grandi prelati o anche i semplici parroci facevano fare queste opere dagli artisti per far conoscere appunto o la Bibbia, e quindi erano insomma opere concettuali, o anche per i re, i grandi signori che facevano, dagli artisti si facevano ritrarre o facevano fare delle battaglie che avevano fatto, erano sempre forme di concettualità. Quindi io prediligo, ecco, gli artisti che sono innovatori e concettuali, e anch'io ho sempre cercato di fare così in tutte le mie opere. E poi mi piace anche far conoscere le differenze dei generi, le differenze degli stili, che ormai appunto nell'arte contemporanea sono tanti. E nelle mie scelte ho privilegiato le differenze, queste grandi differenze che sono al giorno d'oggi marcate molto più che una volta, perché si va appunto dal decorativo al concettuale, ma anche all'astratto completo, dove uno, se non è molto preparato, non ci capisce niente, non vede niente. Spesso girano i quadri perché non sanno qual è il dritto, perché è talmente diverso dall'abitudine. E questo mi fa dire una cosa, che bisogna conoscere l'arte contemporanea, perché è molto difficile, è nuova. Mentre nell'arte antica o classica c'è l'abitudine, si è studiata a scuola, si è vista, quindi si ha un'idea,
Nell'arte contemporanea non si hanno questi parametri, quindi ci troviamo di fronte a nuovi stilemi, a un nuovo alfabeto che è difficile da capire, solo per coloro che appunto sono innamorati dell'arte contemporanea, che l'hanno seguita, conoscono gli artisti, quello che vogliono fare, quello che vogliono dire. E io penso che un vero artista difficilmente viene capito dai contemporanei, l'abbiamo visto nella storia dell'arte, insomma, Caravaggio è piaciuto tanti, tanti secoli fa, secoli dopo addirittura. Anche Picasso ai suoi tempi non era capito, non era apprezzato, perché se un vero artista deve essere un innovatore, non può piacere ai contemporanei, piace dopo 10-20 anni, quindi la difficoltà dei contemporanei, poveretti, degli artisti contemporanei, è questa, che difficilmente viene capito subito. E quindi magari soffre perché non riesce a esprimere quello che vorrebbe, a far capire le sue idee agli altri, che difficilmente, ripeto, tranne coloro che sono addetti ai lavori, riescono a capire nel contemporaneo. Però dobbiamo pensare che saranno i grandi artisti del futuro, quelli che no, non vengono capiti adesso, perché fanno qualcosa che è innovativo. Questo mi affascina. E allora in tutti i generi, perché ripeto, sono tanti i generi, cioè, si può essere innovativi senza ricorrere al copia e incolla del passato. Questi sono quello che rimarranno di questi nostri anni, di questo nostro secolo, nel futuro, come sono rimasti i grandi del passato. E ne ho conosciuti di grandissimi artisti, ma poi anche quelli meno conosciuti, magari, che però io ci vedo qualcosa di nuovo, qualcosa di impegnativo, mi affascinano molto, molto, perché hanno dei linguaggi internazionali, univoci. Cioè, ho sempre detto che le arti figurative, come forse anche la musica, sono comprensibili da tutti, in tutto il mondo, non hanno bisogno di vocabolari, non hanno bisogno di interpreti. Un bel quadro o anche una mu bella musica viene capita dagli arabi, dai russi, dai cinesi, da qualsiasi persona, senza bisogno appunto di interpreti e di vocabolari. E questa è una cosa bellissima. E siccome il mondo cambia continuamente, soprattutto adesso, sono cambiate più cose in questi ultimi 100-150 anni che in migliaia d'anni, anche nell'arte contemporanea, ovviamente, se uno vuole stare ai tempi, deve cambiare tutto e cambiare in fretta. E quindi il pubblico, il grande pubblico, non riesce a stare al passo. Per questo io ho sempre cercato, ho fatto nelle mie gallerie, nelle mie rappresentazioni di questi grandi artisti, queste cernite, queste scelte tra tanti artisti diversi, innovatori che esprimessero però con i loro linguaggi, i loro stilemi, qualcosa di nuovo e di impegnativo, di veramente impegnativo. Questo è stato quello che mi ha guidato dopo anni e anni di studi, di viaggi nei vari musei. Anche nelle mie opere, io ho fatto quadri, insomma, tanti, poi ho fatto sculture, ho fatto questi miei famosi manichini che ormai sono ormai mezza Europa, in tanti musei anche, che io considero proprio come un alfabeto per esprimere le mie idee. Li uso come fosse un alfabeto. I manichini, tutti uguali, rossi perché c'è questa globalizzazione, con gli occhi bianchi perché gli occhi rappresentano l'anima e vedo gli uomini angosciati, quindi ho questi occhi bianchi angosciati. E poi però li metto in gruppi di soli uomini, magari, che ho chiamato a seconda delle circostanze, per esempio hanno fatti dell'ISIS per combattere questo che hanno fatto i primi morti dell'ISIS, oppure il popolo riunito o nell'invasione
varie rappresentazioni, per esempio della gabbia, le mie idee sull'umanità, che sono difficili forse da capire, vanno spiegate, vanno studiate, come forse anche la poesia più difficile, perché se leggiamo la Divina Commedia ha bisogno delle note, delle spiegazioni. Però più sono difficili da capire, secondo me, più sono interessanti, belli, se no si cade nel già visto, nel semplice, nel decorativo, che non porta niente di nuovo, di importante nella storia dell'arte. Per questo ho selezionato sempre nelle mie raccolte e anche in questo mio grande lavoro dell'albergo che Sgarbi mi ha detto che dovevo chiamare opera, io ho chiamato museo, perché ci sono tanti artisti, ci hanno lavorato 100 artisti, 65, 75 nelle camere e 25 nei piani comuni, ma tutti diversi, tutti in tutti gli stili, tutti nei generi più diversi, provenienti questi artisti da tutte le regioni d'Italia, tranne la Basilicata e la Val d'Aosta. Questo per dare un'idea, uno spaccato dell'arte contemporanea e della cultura, perché è stato un discorso culturale, per far vedere cos'è l'arte contemporanea all'inizio del 2000, che è cambiato completamente, come è cambiato tutto nella scienza, nella tecnica, nella medicina. Se noi pensiamo che per migliaia d'anni l'uomo si è mosso solo o a piedi o a cavallo, e in mare solo a remi e a vela, e poi invece negli ultimi 100 anni siamo passati alle automobili, ai treni, agli aerei, agli elicotteri, poi siamo andati nella Luna, ci abbiamo avuto un progresso enorme in più di 100 anni che in 4.000 anni. E questo deve esserci anche nelle arti figurative, perché le arti figurative sono la maggiore espressione dell'uomo. Secondo me, che sono anche un grande credente, solo l'arte figurativa è trascendentale, non è materiale. Sono valori spirituali che, appunto, come dicevo prima, tutti riescono a capire, anche delle religioni più diverse, delle culture più diverse, delle lingue più diverse, perché hanno questa qualcosa di in comune, che è la spiritualità, la trascendenza, che colgono i sentimenti di tutti, indipendentemente dalle culture che hanno, e emozionano tutti allo stesso modo, anche un cattolico, un musulmano, un ebreo, un buddista. Perché? Perché dobbiamo chiederci? Perché hanno questa forza interna. Ripeto, i quadri e le sculture, insomma tutte le arti visive, che trascendono proprio dal materiale, dal contingente, dall'attuale, per raggiungere, potrei dire, l'anima delle persone, quella parte dell'anima che è uguale in tutti, tutte le persone, anche più colte, meno colte, di qualsiasi nazione. Questo è il bello dell'arte contemporanea, e questo è quello che ho sempre cercato di valorizzare come arte e come artisti. E poi l'ho dimostrato con le mie opere, è la mia più grande opera, che è appunto l'Alexander Museum, che raduna tutte le mie idee, raggruppa tutte le mie idee sull'arte contemporanea, perché qui ho voluto rappresentare il massimo dei miei sogni. Ippolito Nievo diceva: là dove tuona un fatto ha balenato un'idea. Allora queste mie idee che io avevo da anni e anni, decine di anni, da quando ero bambino che andavo con i miei genitori nei musei, era quella di fare una grande opera completamente nuova, innovativa, perché doveva essere, e sono riuscito a farlo, un'opera che non solo è esterna ma anche interna. Mai si entra dentro un'opera e si visita e si vive all'interno. Achille Bonitolio mi ha detto che sono riuscito a fare più dei futuristi che uscivano dalle loro botteghe, dai loro atelier e andavano tra la gente. Io invece faccio stare la gente dentro le opere d'arte,
le costringo quasi a vivere, a dormire, a mangiare dentro le opere d'arte. E questa è un'innovazione incredibile, perché vivere l'opera d'arte finora credo non è stato mai fatto. E poi dentro quest'opera d'arte ci hanno lavorato 100 persone, quindi abbiamo uno spaccato proprio anche culturale di questi anni, dove io ci ho lavorato 4 anni, dal 2004 al 2008, dove tutti questi artisti si sono radunati. All'inizio erano anche tra loro un po' gelosi, invidiosi, poi si sono amalgamati, sono diventati amici, si davano i consigli tra loro. Perché? Perché sono riuscito a inculcare l'idea che lavoravamo per la stessa cosa, per un grande progetto, per realizzare un grande sogno, che era il sogno di tutti. E a ognuno raccontavo sempre un aneddoto che avevo letto in India, che un giornalista aveva intervistato, stavano facendo un tempio degli scalpellini che lavoravano la pietra, e uno aveva chiesto: tu cosa fai? E lui aveva risposto: sto facendo un cappitello. Un altro ha risposto: faccio una metope. Un altro ancora: faceva una lesena. E uno che sgrossava il marmo, la pietra, ha risposto: sto facendo un tempio. Quello aveva capito veramente quel sogno che doveva essere dell'architetto che aveva progettato quel tempio. Cioè, tutti devono lavorare per concorrere alla realizzazione dello stesso sogno. E questo sono riuscito a farlo in quest'opera, che appunto è innovativa, perché si entra dentro, si vive dentro, in ogni camera, in ogni ambiente, in tutti gli stili diversi, però sono sempre le stesse le camere, hanno fatto tutte le porte, addirittura alcuni pavimenti, le pareti, i soffitti, i mobili, e così abbiamo praticamente con le stesse cose che avevano a disposizione questa loro fantasia, questa loro bravura, che le differenzia enormemente una dall'altra. Ecco l'innovazione vera di questa grande opera che sono riuscito a realizzare, come si realizza un sogno, un grande sogno che ho portato avanti per anni. Ci ho pensato, ripensato, recuperazione su recuperazione, e sono riuscito a realizzarle con grande soddisfazione, perché hanno concorso 100 grandi artisti per realizzare lo stesso sogno. Un sogno solo, con il lavoro di tanti grandi artisti che hanno superato se stessi, l'hanno detto tutti, perché non hanno più fatto il solito loro lavoro, ma hanno fatto un'esperienza diversa che era comune. Ecco, questo io penso che sia la cosa più bella. Tra l'altro sono state fatte addirittura tutte le porte, ogni porta è un'opera d'arte, quindi ogni corridoio è diventata una galleria, sono 18 corridoi, 18 gallerie, e ogni quadro, ogni porta ha il suo affaretto, il suo titolo, l'artista, il nome dell'artista che l'ha eseguito, la data di nascita, la città di nascita. Quindi è un grande museo, ma nello stesso tempo una grande opera unica ed uno spaccato dell'arte contemporanea, della cultura dell'inizio del 2000. Questo io penso e spero che rimarrà, me lo auguro.